Cari amici, vorrei dedicare un po' questo nostro incontro alla illustrazione di due iniziative prese dalla Regione Campania, una rivolta allo sblocco dei fondi sviluppo e coesione bloccati da un anno e mezzo dal Governo nazionale, e l'altra questione è quella relativa alle iniziative per contrastare l'autonomia differenziata così come viene proposta dal governo Meloni. Devo dirvi in premessa che la Regione Campania ha sempre detto, parlando di queste cose, che è una regione pronta ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. La Campania rappresenta un altro sud, non quello che viene ancora una volta descritto del parassitismo, dell'inefficienza, dell'incapacità di spesa dei fondi europei e tutte le frottole che abbiamo ancora sentito, ma una regione che si batte per la modernizzazione dell'Italia, per la sburocratizzazione radicale, ma senza rompere l'unità nazionale. Questa è la differenza. Dunque, efficienza, modernizzazione del paese, prosciugamento della palude burocratica nella quale affonda l'Italia, ma difesa rigorosa del Sud e dell'unità nazionale. Ora vi dico queste cose perché il dibattito che si è sviluppato in Italia, sia su un tema che sull'altro, è estremamente confuso. Non solo stiamo riascoltando la vecchia storia del Sud inefficiente e quant'altro, ma le forze di maggioranza stanno accompagnando l'autonomia differenziata con una campagna di falsificazione dei dati. Noi dovremmo rincorrere i nostri interlocutori ogni mattina per le frottole che raccontano sulla capacità di spesa e sui flussi finanziari che arrivano al sud. Allora vorrei tentare di fare questa operazione in questo nostro incontro, cercare di spiegare in maniera semplice che cosa è l'autonomia differenziata e perché rischia di determinare un danno drammatico per il sud e quali sono le proposte di merito che noi avanziamo. Non siamo impegnati in una battaglia ideologica, ma stiamo cercando di proporre valutazioni di merito rispetto alle quali nessuno risponde mai, solo ammuina e demagogia. Anche per questo motivo rinnovo l'invito al ministro Fitto, ai ministri del governo, al presidente del Consiglio, a un dibattito pubblico. Dove e come e quando vogliono per confrontarci sui problemi di merito, sui problemi di merito, a cominciare dalla capacità di spesa dei fondi europei e da quello che è il rapporto reale fra nord e sud. Rinnovo questo invito a un dibattito pubblico per discutere nel merito. Spero ovviamente che a cominciare dal ministro Fitto non continuino a scappare come tanti conigli, nascondendosi dietro dati falsi, a cominciare da Fitto. Allora, voi sapete che io sporto, io, la Regione Campania, un esposto denuncia contro il ministro Fitto. Abbiamo fatto questa iniziativa rivolta alla giustizia amministrativa, al TAR Campania, alla magistratura contabile e alla magistratura penale. Noi denunciamo omissioni di atto d'ufficio perché dopo un anno e mezzo di tempo perso, e di fronte alla diffida che abbiamo fatto al ministro di concludere il procedimento entro 30 giorni, non avendo avuto risposte, abbiamo chiesto al Tribunale amministrativo di pronunciarsi sulle omissioni in atto d'ufficio. Abbiamo perso un anno e mezzo di tempo, che significa un aumento dei costi per le opere pubbliche del 30%.
E significa che se tutto va bene, noi perdiamo 3 anni prima di aprire un cantiere e di creare lavoro. È intollerabile. Poi ovviamente anche la giustizia contabile, proprio per il danno erariale che questa posizione omissiva del ministro determina, e alla magistratura penale per individuare eventuali reati penali. Questo anche per dire con chiarezza al ministro Fitto e al governo Meloni che la Campania non accetta ricatti. Ci sono esponenti istituzionali che pensano di abbassare la testa e di risolvere i problemi facendo gli agnellini. Dopo un anno e mezzo di confronto, continuare ad abbassare la testa non significa favorire il dialogo, significa essere opportunisti e vigliacchi. La Regione Campania non chiede nulla di più e nulla di meno di quelli che sono i suoi diritti. Punto e basta. E non accettiamo comportamenti da parte del governo di arroganza, di prevaricazione. Noi intendiamo avere rapporti da uomini liberi e su un piano di pari dignità con tutte le altre istituzioni. Punto e basta. Dunque, andiamo avanti. Avendo denunciato anche la falsificazione dei dati che ha fatto il ministro Fitto, il quale ha ripetuto per 6 mesi un dato preso dalla Ragioneria dello Stato su un livello di spesa dei fondi europei del 37%. Questa è una doppia idiozia. Primo, perché quando parli devi dare i dati attuali, non quelli di 6 mesi fa. 6 mesi fa il Ministero della Cultura aveva il 20% di spesa, ma è una doppia idiozia perché il programma Sviluppo e Coesione vecchio si conclude a dicembre del 2025, quindi l'impegno di spesa e la capacità di spesa lo devi valutare a dicembre, non oggi, ma in ogni caso oggi abbiamo spiegato 100 volte che abbiamo impegnato l'80% delle risorse e dal punto di vista dei pagamenti materiali siamo al 56% a 2 anni dalla scadenza del vecchio programma. Dunque, ripetiamo che il ministro Fitto continua a dare dati falsi e così esponenti politici che lo sostengono. Abbiamo lanciato ieri una iniziativa contro l'autonomia differenziata. È un tema che va spiegato con molta pazienza e in maniera molto semplice. La prima cosa che dobbiamo fare è un'operazione verità. Queste cose le ho scritte in maniera molto diffusa e dettagliata in un libro che ho pubblicato qualche mese fa. Chi avesse la curiosità di avere un'informazione dettagliatissima può fare capo a quello che ho scritto. Venendo alle cose essenziali dell'operazione verità, la prima cosa che dobbiamo cancellare è questa campagna di diffamazione continua contro il Sud. Roberto Calderoli ha dichiarato ieri che con l'operazione autonomia differenziata mettiamo tutte le regioni sullo stesso piano. Bene, ho detto all'amico Calderoli che io lo prendo in parola, però dobbiamo vedere nel merito che cosa significa mettere le regioni sullo stesso piano. Allora, operazione verità. Per quanto riguarda la spesa pubblica, sono dati certificati dall'Agenzia della Coesione Territoriale e dal Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, riferiti al 2021. La spesa pubblica pro capite in Italia è di 16.000 euro, tolgo i decimali, a livello nazionale, ma con questa suddivisione.
17.000 euro pro capite per i cittadini del centro-nord, 13.000 per i cittadini del mezzogiorno, 12.000 per i cittadini della Campania. Cioè un cittadino campano riceve in termini di spesa pubblica 5.000 euro in meno rispetto a un cittadino della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e così via. Se dovessimo essere sullo stesso piano, Campania e Centro-Nord, la regione Campania dovrebbe ricevere come spesa pubblica 30 miliardi di euro l'anno in più. Secondo, guardiamo la sanità. E questa operazione, verità, è indispensabile per la sanità perché abbiamo tanta di quella demagogia che viene fatta, che è davvero insopportabile. Ogni volta arrivano a fare servizi televisivi, la barella, il pronto soccorso, senza mai dire quali sono le condizioni di partenza dei posti letto e del personale. Allora, questi sono dati del Ministero della Salute 2020. La Lombardia, vi do i dati essenziali, ha 40.000 posti letto. 40.000. Infrastrutture pubbliche e private accreditate. La Regione Campania 12.000. 40.000, 12.000 la Regione Campania. Siamo stati commissariati 10 anni, ma anche dopo il commissariamento siamo in piano di rientro, pur avendo risanato il bilancio, abbiamo il blocco per nuovi investimenti in questo campo. Risultato. 40.000 posti letto Lombardia, 12.000 la Campania. Regioni che hanno 1 milione di abitanti meno di noi, o 1,5 milioni. Veneto, 15.800. Emilia Romagna, 13.400. Lazio, 16.700. Campania, 12.000. Vi ho sempre ricordato che noi gestiamo il nostro sistema avendo fra 10 e 15 mila medici in meno rispetto alle altre regioni. Con i posti letto siamo nella stessa situazione. Per quanto riguarda il personale medico, Lombardia, comprendendo tutto, personale a tempo determinato, indeterminato, le università, le case di cura private convenzionate, strutture pubbliche, tutto compreso, il dato del personale medico, infermieristico, è questo. Lombardia 153.000 unità, Campania 62.000, meno della metà. Emilia-Romagna 81.800, Campania 62.000, Emilia-Romagna 1.200.000 abitanti, meno della Campania. Veneto 74.000 dipendenti, 12.000 in più della Campania, il Veneto ha 1 milione di abitanti meno di noi. Non vi do altri dati, ma i dati sono questi. In sintesi, ogni 1.000 abitanti, la Lombardia 15 dipendenti, l'Emilia 18 dipendenti, il Veneto 15 e 9 dipendenti, la Campania 10. È chiaro in che condizioni siamo costretti a lavorare. E badate. Dopo il commissariamento da cui siamo usciti, grazie all'attuale governo regionale, noi abbiamo risanato ormai da anni il bilancio sanitario, abbiamo tutte le aziende in attivo, in equilibrio, un miracolo. E tuttavia restiamo ancora vigilati speciali, si dice in piano di rientro, in piano di rientro. Altre regioni del nord che non sono in piano di rientro hanno magari 500 milioni di euro di debito sanitario o anche più. Vi
Vi ho dato solo questi due dati per dire che la prima cosa che dobbiamo fare è un'operazione verità. Il Sud è drammaticamente penalizzato e questa penalizzazione vale anche per i dipendenti dei comuni, delle province e delle comunità montane. Abbiamo un terzo in meno di dipendenti rispetto alle amministrazioni pubbliche del centro-nord e con dipendenti di età più avanzata rispetto al centro-nord. Chiaro? Allora, se vogliamo partire sullo stesso piano, cominciamo a fare un'operazione verità. Cominciamo a capire in che condizioni è oggi il Sud. Storicamente vi sono state responsabilità anche dei governanti del Sud. Ma adesso basta. Perché oggi abbiamo nella grande maggioranza amministratori pubblici che non c'entrano niente con le porcherie fatte in passato in tante realtà del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo fatto un'opera di risanamento straordinario e, lo ripeto, siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Ora, perché è necessario fare questa operazione? Per sconfiggere quel racconto che viene fatto ancora oggi per nascondere i contenuti veri dell'autonomia differenziata. E cioè noi dobbiamo allontanarci da un sud di straccioni, di spendaccioni, di inefficienti, mentre invece tutte le virtù amministrative sono al nord. Mi dispiace, non è così. E vi sfido a un dibattito pubblico per spiegare quali sono le condizioni reali del nord e del Sud, in termini di spesa pubblica, di personale, di posti letto. Ancora, nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, il Sud riceve 25% in meno rispetto al centro-nord e la Regione Campania il 30% in meno rispetto alla media nazionale. Siamo la regione più penalizzata d'Italia. Cioè ogni anno ci rapinano di 200 milioni di euro. È chiaro? Anche su questo sfido tutti a un dibattito pubblico, mi dicano dove, come e quando vogliono confrontarsi. Quando parliamo di queste cose di merito non risponde nessuno, solo polemiche idiote per difendere l'indifendibile. Credo di essere l'unico che parla dei dati e aspetto che qualcuno me li venga a contestare in un dibattito pubblico e in diretta televisiva, che ogni volta che fanno le interviste tu spieghi per 5 minuti e tagliano 4 minuti e mezzo e non fanno capire mai niente. Perché veniamo all'autonomia differenziata? Primo, un'operazione verità. Secondo, perché è una truffa. Quando ci siamo visti con Calderoli qualche mese fa, un anno fa, avevamo concordato su alcune cose che poi sono state non rispettate dal governo, non da me. Io rimango sulla posizione che ho espresso a Calderoli e su cui avevamo concordato. E cioè, prima di andare avanti con l'autonomia differenziata, dobbiamo definire i LEP, livelli essenziali delle prestazioni, cioè quali sono le prestazioni, i servizi pubblici di cui deve godere ogni cittadino italiano in maniera uguale dal Piemonte alla Sicilia. Concordammo un anno fa che questa era la strada. Definiamo prima i livelli essenziali delle prestazioni, poi definiamo i costi standard, quanto deve costare una prestazione. Quanto deve costare una fornitura sanitaria? Si fa sempre l'esempio della siringa che costa 10 in Lombardia e 50 in Calabria. Noi abbiamo costi per le forniture più ridotti di quelli a Lombardia. E finiamola pure con questa storia. Ma in ogni caso, bisognava definire prima i livelli essenziali di prestazioni e poi andavamo avanti. Primo elemento di truffa. Nel disegno di legge Calderoli viene detto che bisogna definire i LEP, a parte che hanno deciso di definirli fra 2 anni,
Ma definire non significa finanziare. Il trucco è tutto qui. Noi ci siamo impegnati a definire i livelli essenziali presenziali. Chi se ne frega? Voi vi dovete impegnare a finanziare i livelli essenziali di prestazione. Se abbiamo 10 asili nido nel sud, faccio cifre, vi do cifre, come dire, esemplificative, e 100 asili nido al nord, tu devi dare alle amministrazioni del sud le risorse per arrivare a 100 asili nido. Poi, se non è capace di investire, l'amministratore glieli togli. Ma siccome partiamo oggi con l'autonomia differenziata, non possiamo partire dalla spesa storica, cioè dai divari precedenti, perché dobbiamo recuperare il divario nord-sud. Fra parentesi, i 200 miliardi del PNRR li abbiamo avuti esattamente per questo motivo: recuperare il divario nord-sud. Primo trucco per cui la legge approvata al Senato è una legge truffa. I LEP vengono spostati di 2 anni. Nessuno dice dove saranno le risorse per coprire i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi, non solo fra 2 anni, ma si parla solo di definizione dei LEP, non di finanziamento dei LEP. Tu puoi definire sulla carta quello che vuoi, se non mi dai i soldi poi per rendere concreto il livello di assistenza per i nostri concittadini, mi hai preso in giro. Secondo elemento di truffa, si decide che si concede l'autonomia differenziata in alcune materie di valore strategico per l'Italia. Prendiamo l'esempio della sanità e l'esempio della scuola per spiegare con semplicità perché questa autonomia differenziata come proposta rischia di penalizzare drammaticamente il Sud. Per due motivi. Primo per le competenze, secondo per le risorse finanziarie. È detto nella ipotesi di legge approvata che i LEP vanno approvati senza nuovi oneri a carico dello Stato. Questa cosa viene ripetuta 5 volte. Nell'articolo 4 si propone la clausola di invarianza finanziaria. Si fa qualcosa di più grave. Si dice che le regioni, a cui viene concessa l'autonomia differenziata, possono ottenere il residuo fiscale. Cioè possono ottenere una quota di tributi nazionali trattenendoli sul territorio regionale. L'IRPEF e l'IVA che matura in Emilia, nel Veneto, nella Lombardia, può essere trattenuta per l'80-90% nella regione di appartenenza. È stato calcolato da GIMBE, la fondazione che segue le questioni sanitarie, il dottor Cartabellotta, che soltanto questo trattenere tributi di IRPEF e di IVA nelle regioni interessate all'autonomia differenziata significa lasciare al nord 9 miliardi di euro. Quindi la truffa è doppia. Non solo non ci sono le risorse per coprire il finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni, ma addirittura si trasferiscono altre risorse statali che dovevano servire a finanziare i LEP nelle regioni del nord. Quindi alla fine Veneto, Lombardia e Emilia potranno, nell'ambito dell'accordo di autonomia differenziata, trattenersi. Si farà la trattativa, ma loro partono con l'idea di trattenersi il 90% dei tributi nazionali nel territorio nel quale quei tributi maturano. Nel merito, al di là della partita finanziaria, quando parliamo di autonomia per la sanità e per la scuola alle regioni del nord, noi non abbiamo chiesto questa autonomia. La Campania ha chiesto di avere nuovi poteri.
Ma quando abbiamo parlato di sanità e di scuola, abbiamo detto deve essere proibito a tutte le regioni, nord e sud, ma ovviamente il riferimento alle regioni del nord, deve essere proibito il diritto di fare contratti integrativi regionali per il personale sanitario e per il personale scolastico. Che cosa significa? Ancora più chiaramente, che se una regione del nord può fare contratti integrativi per i medici del sistema pubblico, per gli infermieri e dare oltre il contratto nazionale 2.000 euro al mese in più di stipendio, è chiaro che questo significa innescare un flusso migratorio dal sud al nord, perché evidentemente il personale sanitario se ne andrà nelle regioni che offrono 2.000-3.000 euro al mese in più di stipendio, avendo ricchezza e disponibilità del bilancio, potranno fare questa operazione. Vi ho dato solo questo dato che è il più delicato e sensibile, ma pensano di fare scelte autonome per quanto riguarda le scuole di specializzazione, per quanto riguarda fondi integrativi regionali da dare al comparto privato accreditato. Sarebbe il disastro per il Sud e sarebbe anche la distruzione del sistema sanitario nazionale, così come definito, cioè un grande servizio di civiltà che eroga a tutti i cittadini italiani il diritto alla salute. Con la scuola è per qualche verso ancora più grave, perché con la scuola si può innescare lo stesso processo migratorio, si possono fare contratti integrativi, le regioni possono definire loro i programmi scolastici. Questo significa rompere l'unità d'Italia. L'unità d'Italia, altro che ripetere 100 volte al giorno, come fa il Presidente del Consiglio Meloni, la nazione, i patrioti, voi state facendo il controrisorgimento, state distruggendo l'unità d'Italia e state condannando a morte il Sud. Allora, vi faccio una proposta. Nell'autonomia differenziata, se decidete di andare avanti perché avete la maggioranza parlamentare, stabilite che è vietato fare contratti integrativi regionali per la scuola, per la sanità, per il trasporto pubblico. Siete d'accordo? Se volete difendere la nazione, l'unità nazionale, è del tutto evidente che se consentite contratti integrativi regionali avete distrutto l'unitarietà dei grandi servizi pubblici nel nostro paese. È una sfida che vi lancio, come vedete, non in termini ideologici, in termini molto concreti. Siete convinti anche voi che se la Lombardia o l'Emilia-Romagna danno 2.000-3.000 euro in più a un medico, a un infermiere, e questo soggetto se ne andrà al nord, non rimane al sud, o no? E se siete convinti pure voi, vietate questa possibilità per le regioni del nord. È semplice. E questo è anche un modo per spiegare a tanti parlamentari che sostengono il governo che non approvare questo divieto significa danneggiare drammaticamente il Sud, cioè le nostre famiglie, i nostri figli. Cioè significa adottare un atteggiamento esattamente opposto a quello adottato da sempre da De Luca, il quale ripete da sempre che la verità conta più delle bandiere di partito. Vediamo se avete il coraggio di adottare anche voi questo modo di ragionare e di fare politica. Allora, per questi motivi, noi dobbiamo contrastare questo disegno di legge. Ma badate, noi abbiamo proposto anche come Regione Campania di decentrare poteri che possono tranquillamente essere decentrati. Quindi noi siamo per
La linea burocrazia zero. Non è possibile mantenere a Roma i poteri che riguardano i piani paesaggistici, alcune competenze delle soprintendenze, alcune competenze che riguardano i porti, l'escavo della sabbia dei porti, competenza nazionale, tutta una serie di imbecillità che costringono le imprese e i professionisti a perdere anni e anni. Burocrazia zero. Queste cose si possono fare domani mattina, accelerando tutti i processi decisionali. Dunque, noi non siamo per mantenere la situazione attuale, noi siamo per una modernizzazione radicale dell'Italia, ma sulle cose serie che riguardano le imprese e la sburocratizzazione, non sui privilegi nascosti dietro le leggi che si approvano. Per questo motivo noi abbiamo deciso di promuovere iniziative pubbliche contro l'autonomia differenziata così come proposta e contro il blocco dei fondi sviluppo e coesione, che sono un inizio di autonomia differenziata. Tenete conto che hanno già azzerato un fondo di 4 miliardi di euro per la perequazione infrastrutturale, un altro fondo destinato al sud. Non ne parla nessuno perché siamo in un paese nel quale quando si parla o si fanno servizi televisivi si va avanti a capoccia, qui nessuno ha la pazienza e la correttezza professionale di leggere le cose o di rispondere nel merito. Quanti di voi sanno che 4 miliardi di euro se li sono già fregati con la vecchia legge finanziaria? Sono rimaste poche centinaia di milioni di euro. Nessuno. Allora, quattro iniziative pubbliche. Una sul tema della cultura, il blocco dei fondi sviluppo e coesione blocca la programmazione culturale, la danneggia fortemente. Teatro San Carlo, Mercadante, Festival di Giffoni, Ravello, Estate da Re a Casa, tutto bloccato, da fitto. E i parlamentari che sostengono Fitto, zitti, anziché fare la guerra insieme con noi per difendere i nostri interessi. Seconda iniziativa con gli amministratori locali. Saranno penalizzati perché il blocco dei fondi sviluppo e coesione, oltre che queste decisioni se vanno avanti, tolgono ai comuni la possibilità di fare opere stradali. Un altro delitto legato al blocco dei fondi sviluppo e coesione, le due questioni si reggono, no? Blocco dei fondi, autonomia differenziata. Ci impediscono di fare interventi sulla viabilità, per esempio nei campi flegrei. Bisognerebbe garantire al meglio le vie di fuga in caso di problemi. Terza iniziativa rivolta alle imprese e al lavoro. Qui vi illustro un'altra chicca del ministro Fitto. Questi sono o irresponsabili o dilettanti allo sbaraglio o farabutti politici. Hanno introdotto la zona economica speciale per tutto il sud, la ZES meridionale. Avevamo prima le ZES regionali, la ZES della Campania è stata la prima ad essere realizzata ed aveva un livello di efficienza straordinario. Poteva rilasciare a nostra ZES un parere unico in 2 settimane. Hanno deciso di concentrare tutto a Roma, bene. Hanno deciso che non ci sono più i pareri unici, ma bisogna fare conferenze di servizio per ogni insediamento industriale nuovo che vuole collocarsi nel sud. Provate a immaginare tutte le carte da mandare a Roma per una conferenza di servizio. Hanno deciso che gestiva tutto una struttura di missione, cioè una struttura burocratica creata ex novo. Siamo arrivati al 1 gennaio, quando doveva partire questa struttura, e non è pronta. Hanno ridato i poteri ai vecchi commissari delle ZES. Nel frattempo, che hanno fatto questi delinquenti politici? Sono delinquenti politici. Prima c'era il credito d'imposta per tutti quelli che volevano insediarsi nel sud con le imprese. Hanno tolto il credito d'imposta generalizzato, hanno ricondotto il credito d'imposta alla ZES unica
decidendo uno stanziamento di 1,8 miliardi, che ovviamente non serve a coprire neanche il 10% delle esigenze. Ma la cosa incredibile è che i decreti attuativi, anche per erogare questo 1,8 miliardi, non ci sono ancora. Oggi è tutto paralizzato. Le imprese non sanno che diavolo devono fare rispetto al credito d'imposta. È chiaro che cosa c'è dietro quando noi facciamo la battaglia contro il ministro Buio Fitto, la paralisi totale. Non so se se ne sono accorti i gruppi parlamentari meridionali che sostengono il governo. E quando si convinceranno che difendere gli interessi del nostro territorio è più importante che difendere le bandiere di partito o il ministro Fitto. Allora, una quarta iniziativa rivolta alle imprese e al mondo del lavoro. Una terza iniziativa, una quarta, burocrazia zero. Faremo un'iniziativa per rilanciare le proposte della Campania, per cancellare la burocrazia di questo paese, cioè i passaggi inutili, superflui, ricattatori che rallentano tutte le decisioni. Vedrete alla fine quello che succederà per il PNRR. Quante volte ci hanno detto noi procedure accelerate, tutte palle, non è cambiato niente. Non è cambiato niente. Arriveremo al 2026 avendo realizzato neanche il 20-30% di quello che potevamo realizzare. Allora, noi siamo impegnati in questo momento, in questa battaglia, a tutela delle nostre famiglie, dei nostri giovani, dei grandi servizi di civiltà, a tutela del Sud, ma dico io a tutela dell'Italia, perché senza il Sud o con il Sud ridotto in ginocchio, l'Italia non conta più niente. Già oggi, al di là della propaganda governativa, quando bisogna decidere, decide la Germania e decide la Francia. Noi non contiamo niente. Ci siamo ridotti a fare da scendiletto agli Stati Uniti d'America, con cui per l'amor di Dio dobbiamo avere rapporti di grande amicizia e collaborazione, ma anche di piena autonomia. Noi non siamo i maggiordomi di nessun paese del mondo. Credo. Ci siamo ridotti a fare i maggiordomi, gli scendiletto, a non avere nessun accenno di iniziativa autonoma per la pace che significa per il cessate il fuoco da subito, poi con il tempo si faranno gli accordi di pace, ma intanto blocchiamo le azioni militari, perché se continua il blocco del canale di Suez noi avremo un altro colpo all'economia italiana. Chiusa parentesi. Dunque noi siamo impegnati in questa battaglia. Fatemi togliere uno sfizio. Mi è capitato ieri di ascoltare un altro sgangherato direttore di giornale che in una rete televisiva faceva un accenno. Questi fanno sempre parte di quei signori che nel mondo dell'informazione parlano per sentito dire. Il Sud, il degrado, l'inefficienza. Parlava del Cardarelli. Era pure, così ha detto, credo, un napoletano, però emigrato all'estero e quindi ha fatto la fine del Buio Fitto, pure lui. Io mi ricordo, non so che si ricordava, se si ricordava Achille Lauro, che si ricordava. Adesso il Cardarelli, mi sono preso lo sfizio di fare un accertamento. Abbiamo fatto un raffronto fra il Cardarelli e il Niguarda ospedale di Milano, che è un ospedale omologo al Cardarelli, un ospedale importante, sui tempi di attesa per alcune operazioni chirurgiche, per gli interventi di protesi d'anca al Niguarda.
si aspetta in media 231 giorni, al Cardarelli 103. 128 giorni in meno rispetto al Cardarelli. Per la verità abbiamo anche ospedali, a cominciare a Ruggeri di Salerno o a ospedali del territorio interno in cui gli interventi all'anca si fanno per le fratture a 48 ore. Parliamo delle protesi, 128 giorni in meno rispetto a Milano. Ostruzione dell'arteria, inserzione stent. A Milano 83 giorni, al Cardarelli 21. Interventi chirurgici di tumore al colon. Qui loro a 17, noi a 20, 3 giorni in meno, ma parliamo di tempi accettabili. Arteriografia coronarica. 98 giorni di attesa al Niguarda, 23 al Cardarelli, 75 giorni in meno. Riparazione di ernia inguinale, e che gli possa venire qualche ernia a chi sparla della nostra sanità. Niguarda, 294 giorni, 300 giorni per farsi un'ernia. Cardarelli, 97 giorni, 200 giorni in meno rispetto al Niguarda. Prostatectomia radicale, toccate ferro, 82 giorni in Niguarda, 51 al Cardarelli. Colecistectomia laparoscopica. Eliminazione della cisti ferro, 138 Niguarda, 76 al Cardarelli. Vorrò prendermi lo sfizio, se trovo tempo, di mandare a quel giornalista questi dati. In altri interventi minori c'è qualche giorno in meno al Niguarda, ma parliamo di 3-4 giorni. Ma nel complesso siamo 100 volte avanti al Cardarelli rispetto al Niguarda. Un altro dato significativo che stiamo approfondendo, e ci dobbiamo divertire adesso, scusatemi se la faccio lunga, ma ne approfitto, poi parlerò anche di altre cose, ma completiamo il discorso. Stiamo cercando di capire questo fenomeno della mobilità passiva. Tenete conto che noi abbiamo ridotto di 50 milioni la mobilità passiva, cioè i soldi che paghiamo per interventi che i nostri concittadini si fanno nelle regioni del nord, del centro. Stiamo approfondendo, vedete, su questo saremo puntigliosissimi, cercando di capire perché. Perché se tu vai a fare al nord un intervento di iperspecializzazione, nessun problema. Un cittadino ha il diritto, perfino il dovere, di andare a curarsi dove ritiene che ci sia un'eccellenza superiore. Andiamo a verificare e quali sono i campi nei quali c'è la maggiore mobilità passiva, cioè i campi nei quali i nostri concittadini vanno di più a operarsi al nord. Voi potreste immaginare interventi oncologici, tumori. No, questi rappresentano, parliamo della Napoli 1, il 3% della mobilità passiva. Il 40-45% sono interventi che riguardano ortopedia, chirurgia generale. Oh santo Dio. Abbiamo cercato di approfondire anche qui che diavolo succede, per quale motivo. Il grosso degli interventi in ortopedia sono interventi di sostituzione all'anca e al ginocchio, anca e ginocchio. Questi interventi vengono fatti in larga misura all'Humanitas a Rozzano, Policlinico di Monza, casa di cura privata, ancora
per altri interventi, Humanitas, Rizzaro e così via, Rozzaro e così via. Per artrosi alla Napoli 1 rappresentano il 15% della mobilità passiva. Per obesità il 5%, per la riduzione dello stomaco per l'obesità. Cioè stiamo parlando di interventi che possiamo fare 1.000 volte in Campania senza nessun problema. Allora noi abbiamo deciso di prendere di petto questo problema della mobilità, perché quello che è cresciuto in Italia intorno alla sanità è qualcosa di sconvolgente. Uno dei sistemi che fanno crescere la mobilità passiva è questo. Alcuni primari, alcuni sono molto bravi, altri sono delle mezze pippe. Alcuni primari hanno degli studi in Campania, a Salerno, a Napoli, in Calabria. Vengono una volta al mese, fanno studio e si portano i pazienti a fare le operazioni al nord. Questo è il meccanismo infernale che è stato messo in piedi. Allora, qui dobbiamo ragionare con attenzione. Se abbiamo primari effettivamente di eccellenza, cercheremo di creare anche in Campania delle strutture. Prendiamo la sostituzione del ginocchio. Bene, non riusciamo ad avere un'offerta adeguata, convincente. Prenderemo una clinica o uno degli ospedali piccoli che non reggono più e lo destineremo semplicemente a fare soltanto interventi di sostituzione al ginocchio. Va bene, cercheremo di fare degli accordi come regione con i primari bravi e anziché farli portare all'Humanitas a Rozzano, beh, gli mettiamo a disposizione le sale operatorie e facciamo gli interventi in Campania. Vedremo di fare, come dire, delle azioni di questo tipo. Per quelli che sono invece truffatori, vedremo di ricorrere alla Guardia di Finanza. Ma da oggi in poi cercheremo di esaminare punto per punto non solo dove matura la maturità della mobilità passiva, ma come si esprime, com'è che è stato messo in piedi questo meccanismo di turismo sanitario. Ve lo ripeto, se c'è una ragione professionale, nessun problema. Ma se è un meccanismo speculativo solo per fare soldi, eh no. Allora, se vi sono primari bravi, li metteremo in condizione di fare gli interventi in Campania. Se ci sono truffatori, li denunceremo. Ma anche questa storia deve essere oggetto di un'operazione verità. Abbiamo oggi in Campania delle eccellenze nel campo oncologico, è stato detto in un recente servizio televisivo, il professore Ascierto è delle competenze mondiali. Alla Napoli 1 abbiamo il professore Catapano, neurologia chirurgica. Abbiamo avuto a Pozzuoli un salto negli interventi oncologici straordinario, grazie al primario che lavora lì dalla mattina alla notte nell'ospedale. Abbiamo altre eccellenze in tanti ospedali. Abbiamo il Ruggi d'Aragona a Salerno, che è stato individuato come un centro nazionale per le malattie rare. Professore Trigiani, un medico di grande valore. Abbiamo altre eccellenze nel campo della procreazione medicalmente assistita, nel campo della chirurgia gastrica. Faremo anche qui una campagna di informazione ai nostri concittadini per spiegare dove vi sono eccellenze straordinarie. Straordinarie. E quindi per spiegare loro che
9 volte su 10 possono fare interventi tranquillamente nel nostro territorio. Abbiamo avuto finalmente il parere del Ministero dell'Economia, ci è voluto un anno e mezzo di tempo, per l'approvazione di un programma di quasi 1 miliardo di euro per la realizzazione di questi ospedali. Nuovo Santo Bono a Napoli, nuovo ospedale di Castellammare, nuovo ospedale a Santa Maria Capua Vetere, Caserta, completamento del policlinico di Caserta. Un anno e mezzo per avere l'approvazione. Questi ospedali si aggiungono a quelli già finanziati per 1 miliardo e 200 milioni di euro, Ruggi d'Aragona a Salerno, Piano di Sorrento, se ce lo fanno fare quegli scienziati che si sono opposti alla realizzazione di un nuovo ospedale nella penisola sorrentina, Santa Maria Capua Vetere, Giugliano, ospedale di Pozzuoli, il nuovo San Paolo. Complessivamente investiamo 3 miliardi di euro nella sanità pubblica, 10 nuovi ospedali a cui si aggiungono centinaia di interventi per i reparti, per le nuove tecnologie che stiamo introducendo. Ovviamente un lavoro immane, snervante, con i tempi determinati dalla palude burocratica di questo paese, benedetto. Per la sanità segnaliamo ancora cose significative, ancora un parto indolore presso il reparto di ginecologia ostetricia al San Pio di Benevento, ancora un intervento in parto analgesia con epidurale con grande efficienza. Al SERT di Salerno si è avviata una nuova metodologia di impianti subcutanei. Un farmaco per la terapia sostitutiva delle dipendenze da oppioidi. I primi quattro interventi sono stati realizzati, quindi questi pazienti non dovranno sottoporsi ogni giorno alla somministrazione di altri medicinali. Indennità di residenza abbiamo approvato a favore delle farmacie rurali per dare maggiori servizi alla popolazione delle zone interne. Vi spiegheremo poi più nel merito, oggi siamo andati lunghi, le misure per la natalità e per le famiglie. Partiranno a breve i bandi per dare i 600 euro di bonus per il secondo figlio e vari altri contributi, agevolazioni. Sempre per le famiglie e la genitorialità. Per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo inaugurato un'opera bellissima dopo decenni, diciamo i tunnel di raccordo fra la tangenziale e il porto di Pozzuoli. Dobbiamo realizzare altre due bretelle, andremo avanti con determinazione. Attendiamo ancora, questi sono fondi FSC. Ministro Buio Fitto, 15 milioni di euro per le banchine del porto di Pozzuoli. È in corso il potenziamento della Cumana con i lavori in corso appaltati mesi fa per la stazione di Baia. Sempre per le infrastrutture partono i lavori di ripascimento del secondo lotto per il litorale di Salerno da Pastena al fiume Irno, sempre finanziamenti della regione. Cari amici, mi fermo qui. Ci tenevo a fare, come dire, un lavoro di spiegazione, mi auguro, semplice, convincente, esemplificativo dei contenuti dell'autonomia differenziata. Perché a volte i nostri concittadini ascoltano. Ma insomma fanno fatica a capire, anche perché quelli che parlano, quelli che fanno i servizi televisivi, raccontano palle e non fanno capire nulla. E il più delle volte si parla per sentito dire. Continueremo a fare questa campagna di informazione, continueremo a fare l'operazione verità sul rapporto sud-nord e sulle truffe che stiamo subendo dal punto di vista dei finanziamenti e delle risorse umane strumentali di cui disponiamo, faremo una battaglia.
con serenità, guardando avanti, quindi pensando a modernizzare l'Italia, non guardando indietro, ma difendendo con le unghie e con i denti gli interessi del Sud, che sono gli interessi dei nostri figli, delle nostre imprese. Combatteremo. Non abbiamo la propensione ad essere amici di tutti, a fare i samaritani. Lo facciamo per un mese, per due, per tre, per un anno e mezzo. Poi si combatte. E invito i nostri concittadini a guardare con chiarezza chi combatte per difendere il Sud e chi si nasconde per opportunismo o chi per ragioni di bandiere di partito o di coalizione tradisce il Sud, tradisce i nostri figli. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.